Che effetto vi ha fatto questa introduzione? Perché è solo un'introduzione. Come se... È come tipo un fulmine a ciel sereno, no? Come una consapevolezza che si è costruita nel corso degli anni, che oramai è veramente così compenetrata all'essere umano, che ci crea delle... automatismi a cui noi ormai obbediamo senza più ragionarci, insomma, come se fosse così e non ci fosse appunto la possibilità che sia altrimenti, no? Questa è la cosa che mi sento un po' inquietato, ecco. No? Di questa inerzia, ecco. Io ho una specie di conflitto interiore, nel senso che tutta l'ultima parte mi mette in agitazione. Le organizzazioni non sempre hanno un ruolo negativo, ma hanno talvolta un ruolo di resistenza rispetto a un cambiamento che ci porta in una situazione peggiore rispetto a quella che viviamo. Perché la dialettica tra libertà e resistenza è una dialettica sempre viva, cioè che vale sia in senso positivo sia in senso negativo. Di questo parlo. No, io fino ad ora ho cercato di non dar valutazione, però, racconto la storia perché mi sembra plausibile, ecco. Però è vero, Giovanni, scusa se ti interrompo, che hai detto che l'unico scopo delle organizzazioni è quello di sopravvivere a se stesse. Sì, quindi in questa specifica frase ne ho visto una connotazione negativa, poiché penso, spero, che non sia l'unico scopo. Sicuramente potrebbe essere uno scopo che hanno tutte in comune, quello sì, sì. Però non è l'unico. Ma non è una dichiarazione negativa, cioè la sopravvivenza è... Beh, per me lo è. Il fatto che sia l'unico scopo lo è. Anche io ho avuto la sensazione che le due affermazioni che riguardano le organizzazioni, di essere conservative e autopreservative, avessero una connotazione negativa perché resistenti al cambiamento, ma la vita è in permanenza, è cambiamento. Però questo, come dire, fa parte di quegli elementi che permettono alle organizzazioni di autoprodursi. Cioè un'organizzazione che non cambiasse, morirebbe in realtà. D'accordo su questo. Il problema è che però di suo, per come è fatta, l'organizzazione non favorirà mai il cambiamento. Ripeto, tu non c'è nessuna organizzazione che possa sfuggire a questa necessità di autoriprodursi in base a quegli elementi che già sono noti al proprio interno. Cioè questo è l'elemento conservatore, cioè quando si tratta di, anche qua ripeto, di dare un giudizio morale negativo o positivo, sta di fatto che tu cognitivamente affronti il nuovo in base al vecchio. Un tasso eccessivo di novità è insopportabile, semplicemente perché non hai modo di manipolarlo, di processarlo, diciamo così, no? A livello di elaborazione di informazioni, perché non hai il tempo, eccetera, eccetera. Quindi ti comporti in base al già noto, no? Alle routine, e questa roba qua provoca necessariamente vincoli molto forti. E dopo questo non infici la possibilità dell'innovazione, è un'altra storia, ma però adesso mi interrompo perché non vorrei... Parla. Sì, grazie. Scusami, grazie. Sì. No, se c'è un argomento di cui so qualcosa è l'organizzazione famiglia, nella quale invece sto notando da una decina d'anni a questa parte di cui me ne sto occupando una grossa innovazione. Perché la donna negli ultimi 50 anni ha conosciuto un enorme progresso, mentre l'uomo no. Quindi, mentre la donna ha cominciato a creare questo enorme gap proprio dall'epoca, dall'era industriale, l'uomo invece è rimasto davvero neolitico, ma davvero neolitico. Io dico, forse la famiglia non è un'istituzione autoconservativa. Lancio la provocazione e ditemi voi cosa la pensate. Per amore della provocazione, aggiungerei forse il fatto che quello che dici tu conferma il fatto che la famiglia si autoriproduce, nel senso che si adatta. Esatto. Perché per me, filosofo, il sogno è l'abolizione totale della famiglia. Cioè, nei filosofi d'Occidente siamo nati con questo mito, secondo cui l'ideale non c'è la famiglia, c'è questo pallino fisso. Non voglio interromperti, ma quando la famiglia è mononucleare, non è una famiglia. Sì. Ma no, ma perché? Il contesto collettivo concepisce la famiglia mononucleare ancora come famiglia.
E allora c'è un vizio di forma. Sì. Ah, eh sì. Okay. Questo sto dicendo. Temo, ma ti ripeto, correggimi se sbaglio. Io spero anche tu dica che stiamo assistendo a una rivoluzione totale nei comportamenti. Ma meno male. Ma non, io non vedo questa rivoluzione attorno a me, ma insomma, questo... Collegandomi a quello che dice lei, non so se si può allargare il discorso ad altre organizzazioni, e cioè nelle situazioni di crisi dell'organizzazione. La crisi può essere un momento in cui l'organizzazione ripensa se stessa completamente. Qualcuno dovrà se si autoperpetuano, vuol dire che sono in grado di adattarsi, se no... Io insisterei sul fatto che le organizzazioni, per così come si presentano a noi, per come le viviamo nella nostra vita di ogni giorno, sono equiparabili a oggetti. La vita dell'organizzazione si dà a noi in primis attraverso gli oggetti inanimati che incontriamo dentro i contesti organizzativi. Non mi sembra affatto casuale. Prima ancora di incontrare delle persone come noi, Homo sapiens, dentro un contesto organizzativo in cui ci muoviamo, incontriamo uno spazio fisico che è, come dire, che è gestito, uso lo stesso termine apposta, che è gestito in un certo modo. L'esempio classico che si può fare è la poltrona di pelle umana di cui parla Fantozzi, no? Il villaggio dei film di Fantozzi, no? Il direttore mega galattico, cioè la poltrona di pelle umana. E così via, cioè il modo in cui sono distribuiti gli oggetti dentro uno spazio veicola in maniera immediata, non riflessa, non ci pensi su, per lo tieni ovvio, è tutto quello che devi sapere per star lì dentro. Se sei in un'azienda stile Steve Jobs, avrai l'open space, avrai vestito in jeans e in sandali, perché qua siamo tutti amici, no? Tu non sei qua per guadagnare uno stipendio, sei qua per realizzarti, tesoro, no? Non dimentichiamoci che l'ufficio per la bellezza del lavoro nasce nella Germania nazista, una delle prime robe che fa Hitler, istituisce una roba che si chiama ufficio per la bellezza del lavoro, perché si dice come partito nazista, si chiama partito nazionale socialista dei lavoratori tedeschi, nazionale socialista dice Arbeiterpartei, ma mai dimentica sto fatto, e bisogna che l'operaio tedesco stia bene, ambiente salubre, no? Amicale, ecco. E così, cioè, la teoria delle organizzazioni che noi conosciamo nasce negli anni, così come dopo Taylor, diciamo, nasce negli anni 30, ed è ancora la stessa, grosso modo, non è cambiato niente. Tu devi motivare le persone, devi fare star bene, devi incentivare la creatività, devi incentivare il cambiamento. Ma perché? Perché l'organizzazione possa sopravvivere nel miglior modo possibile. Questo è il punto. Quindi insisterei sul fatto che... È presunto. No, non è presunto, è reale, nel senso che l'organizzazione se non cambia muore. Cioè, capito? Se non cambia muore. Si adatta, muore. Si spegne, chi non si adatta muore. Fine. Però resta come resta, cioè gli stati sono ancora lì. A determinare il decisore ultimo delle nostre... Sì, grazie. Il decisore ultimo delle nostre esistenze si chiama Stato. Non è più. 1648 in avanti, e questo è a livello globale oramai, dopo la colonizzazione, eccetera, sono anche... Le ex colonie sono diventate stati a loro volta, con confini che abbiamo fatto noi, ma sempre stati sono, lo Stato continua ad essere il decisore ultimo, cioè l'organizzazione che governa le altre organizzazioni. Non esiste che l'economia governi la politica, ma c'è una follia pure, perché qualunque atto economico, qualunque transazione di mercato si fa all'interno di un quadro legislativo transnazionale, se del caso, cioè deciso da accordi tra Stati. Il VTO è una roba che è fatta da stati che si sono seduti attorno a un tavolo e ha detto adesso creiamo le regole del commercio internazionale, stabiliamo qual è la moneta che si usa per gli scambi, decidiamo quali sono le leggi che governano sta roba qua, e a maggior ragione dentro i confini di uno Stato qualunque transazione economica avviene in un quadro legislativo stabilito, a meno che tu non ti rivolga alle mafie, che è sempre un'alternativa praticabile, però come dire, se anche il mafioso più, no? Se viene beccato si farà qualche anno di galera, no?